Abbiamo chiesto ai nostri studenti di raccontarci in maniera super informale la loro esperienza con il corso Academy. Ehi, come stai? Tutto a posto? Lui è Andrea, ha 28 anni e prima di conoscere Aulab e diventare un full stack developer, lavorava come operaio in fabbrica. Secondo te in che cosa ti è cambiato il corso? Allora, il corso mi ha cambiato sicuramente a livello organizzativo. Mi ha permesso di essere più organizzato sia nella mia vita privata che comunque a livello di programmazione di codice. In base al compito che mi viene assegnato, riesco a dare delle priorità, cosa è meglio fare prima e portare a termine tutto il risultato. E se invece ti dovessi chiedere qual è la cosa più difficile che hai dovuto affrontare? La parte più difficile probabilmente è stata l'approccio al codice, perché vengo da un'altra situazione lavorativa, quindi all'inizio c'è stato un po' di combutta tra me e il codice, però dopo poche settimane comunque mi sono trovato a mio agio e sono riuscito a partire tranquillamente. Qual è la cosa che ti è piaciuta di più? Il momento in cui ho capito che non ero più a zero, mi sono praticamente sbloccato, mi ricordavo che oddio cos'è tutta questa roba, e invece nel momento in cui sono riuscito ad arrivare al punto di capire, ah ok, questo devo farlo così, mi rendevo conto che stavo apprendendo, e diciamo che è stato forse il momento in cui abbiamo iniziato a mettere in pratica proprio visivamente quello che facevamo. Iniziavi a vedere il colore cambiare, la forma di una determinata cosa o la posizione di un determinato articolo, diciamo, su schermo. Nonostante il corso fosse smart a distanza, sei comunque riuscito a stringere delle amicizie? Assolutamente sì, hai detto bene, amicizia anche è venuta fuori, perché con il gruppo con cui abbiamo fatto il progetto finale addirittura è capitato che ci siamo visti di persona, abbiamo organizzato, ci siamo incontrati, siamo stati 3 giorni insieme, c'era un ragazzo da Bari, uno da Milano, uno da Roma, siamo riusciti a fare un bel gruppo, assolutamente. Se dovessi portarti a casa un singolo ricordo, una memoria di questa esperienza, quale sarebbe? In poco tempo riesci ad approcciarti a un qualcosa di tutto nuovo che tutto il mondo fa e lo farà sempre di più, quindi perché non farlo? Anche tu.